Dopo la delibera di giunta dello scorso 12 aprile, dove si apprende della volontà dell'amministrazione comunale di Agropoli di un probabile accorpamento dei plessi scolastici Scuola per l'infanzia Santa Maria delle Grazie e Scuola per l'infanzia Anna Mozzillo presso il primo circolo didattico Gino Landolfi, nella giornata di ieri sono stati affissi all'esterno delle medesime scuole degli striscioni con frasi inerenti alla loro chiusura. Ad intervenire sulla situazione per spiegare le motivazioni della delibera è stato il primo cittadino Adamo Coppola. Sto apprendendo in queste ore delle voci che addirittura l'amministrazione comunale intenda chiudere delle scuole, in particolare la scuola Mozzillo e la scuola Santa Maria delle Grazie. Queste voci mi lasciano assolutamente sgomento, perché sono voci assolutamente non veritiere. Vi racconto che in questi giorni ho incontrato il consiglio d'istituto della scuola Landolfi, concordando con loro di immaginare una riorganizzazione dei plessi scolastici. In conseguenza anche alla notizia che avrete certamente appreso di una possibile apertura di un commissariato di polizia in città. Insieme al consiglio d'istituto abbiamo immaginato anche dei possibili accorpamenti, ma che avremmo certamente deciso insieme. Così, con una delibera di giunta, ho chiesto agli uffici di fare una serie di analisi su possibili accorpamenti o riorganizzazioni delle strutture scolastiche. Solo dopo i dati tecnici avremo insieme, sempre insieme a voi, insieme ai genitori, insieme agli insegnanti, insieme ai dirigenti, stabilito la linea migliore da seguire. E questo è quello che faremo, quindi false le voci in cui noi, senza concordare con le altre istituzioni, prendiamo decisioni che in qualche modo possono mettere a repentaglio addirittura il diritto allo studio che noi difendiamo e tuteliamo. Ma voglio dire a queste persone che se vogliono comunque impedirci di fare il nostro percorso per aprire il commissariato di polizia in città, io dico a queste persone che si sbagliano, perché l'amministrazione comunale su questo è decisa. Noi dobbiamo trovare una soluzione per il commissariato e parimenti dobbiamo trovare una soluzione adeguata per le nostre scuole. Tutti e due i diritti vanno insieme salvaguardati, cosa che ragionando certamente potremo fare.